Allora, ci dice le generalità. Mi chiamo Mutolo Gaspare, sono nato a Palermo il 5/2/1940. Sì, 197 bis, vero? Sì, sì. Quindi lei sarà sentito su fatti che non riguardano chiaramente la sua posizione come testimone a tutti gli effetti. Legga la formula dell'impegno a dire la verità. Presidente, scusi. Assistito dall'avvocato Massimo Batacchi di Firenze in sostituzione dell'avvocato Silvio Nistico. Perfetto, ne diamo atto. Come da nomina depositata. Sì, 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 abbiamo. Facciamo leggere la formula della... Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quello che è a mia conoscenza. Perfetto, allora risponda prima alle domande del pubblico ministero. Allora, signor Mutolo, lei è collaboratore di giustizia da quando? Ufficialmente dal 1992. Cosa intende dire quando dice ufficialmente? No, perché già nel 1991 ero già in contatto col giudice Falcone, quindi cioè io mentalmente ero uscito già nel 1991. Diciamo. Aveva preso questa decisione quindi di collaborare già nel 91, no? Ho capito bene, sì. Senta, lei ha fatto parte di Cosa Nostra? Sì signore, io ufficialmente sono entrato, diciamo, a fare parte di Cosa Nostra nel 1973. E di fatto c'era già da prima, quando dice ufficialmente è sempre la stessa domanda, cosa intende dire? Cioè, siccome c'è un rito per entrare in Cosa Nostra ufficialmente, io già prima ero, per esempio io chiamo un certo Namio, Rosario Namio, che questo era un mafioso che l'hanno preso qualche 5 anni fa, che lo chiamavo io dal 1967, che lui era mafioso e io no. Però io lo conoscevo perché ci facevo qualche favore, quindi ero vicino, diciamo, a quell'ambiente mafioso. A quell'ambiente. Quale famiglia era di appartenenza? Nella famiglia di Partanna Mondello, comandata da Rosario Riccobono. Ho capito. Comandata da Rosario Riccobono, a quale mandamento faceva riferimento? Guardi, in quel periodo il capomandamento era, diciamo, di Riccobono e dopo la sua soppressione del 1982 passò sempre nell'ambito delle tre famiglie, passò a San Lorenzo, capeggiata da Gambino Giacomo Giuseppe. Ah, Giacomo Giuseppe, Pippo Gambino. Senta, lei che ruolo aveva in questa organizzazione? Guardi, io ufficialmente ero capodicina, però sapevano tutti che io ero, diciamo, amico di Riccobono, che addirittura abitavamo assieme con le famiglie, essendo latitanti, essendo molto amici, quindi era un ruolo ben specifico, diciamo, sapevano che se dovevano cercare a Riccobono basta che mi rintracciavano a me e io ero sempre in contatto con Riccobono. Quindi, diciamo, capodicino, l'uomo di fiducia del capofamiglia, sì, no? Che quasi tutti questi grossi capimandamento avevano alcuni personaggi che li tenevano a sua disposizione per amicizia, per interesse. Con Riccobono io c'ero amico perché avevo cresciuto, diciamo, accanto dove abitava lui. All'epoca com'era organizzata la struttura? Poi se mi fa un breve excursus fino al 1984, mi interessa soprattutto. Guardi, io ci sono diverse dichiarazioni che io faccio. No, non le sappiamo. Che, sì. Diciamo, incomincia la struttura di quando io entro a fare parte del 1973, però già sapevo, notizie che ho preso dopo la mia entrata, che dal 1969, dopo che Ligio e il famoso processo di Catanzaro escono tutti fuori, che vengono assolti palermitani, corleonese, riformano a fare di nuovo Cosa Nostra. Con tre persone, chiamato il triunvirato, diciamo Ligio, Stefano Bontade e Gaetano Badalamente.
queste tre persone avevano vita e potere di vita e morte di ogni rione, di ogni singola persona. Quindi Riccobono prima è stato diciamo, autorizzato a fare il gruppo, e dopo ha fatto la famiglia e dopo il mandamento. Diciamo, intorno al 1975 già la commissione incominciò a essere operante, diciamo, perché prima si fece una famiglia, un mandamento, insomma intorno al 1975 già la commissione era operante. E operante che purtroppo entra cosa pure... Cosa intende operante? Cioè prendeva le decisioni? Sì, c'erano delle decisioni che prendeva la mafia, cioè c'erano delle cose, diciamo, che poteva fare un capofamiglia nel suo territorio, un capomandamento nella sua, diciamo, borgata, e c'erano delle leggi, competenti, erano leggi che emanava la commissione, la mafia. Queste leggi, diciamo, erano completamente da tutti i capi mandamenti, quindi erano leggi in modo che nessuno poteva dire ah, per quel capomandamento è successo questo, perché c'erano dei reati in cui si poteva avere una persecuzione politica, diciamo. Per esempio i magistrati, avvocati, grossi industriali, persone di forza dell'ordine non se ne potevano toccare se non c'era l'ordine della commissione. Anche dei mafiosi, che dopo entrò in questo, diciamo, codice, che prima che di toccare un mafioso che lo doveva stabilire, diciamo, la commissione. Poi ci sono dei cambiamenti, vi faccio capire. Allora c'è questa commissione che è operativa dal 75. Dopo? Dopo diciamo, entra, ci fu nel 1974, diciamo, una svolta nella mafia. Purtroppo questo io ho cercato che di spiegarlo in diversi processi, anche nelle mie dichiarazioni, quando ho fatto delle prime dichiarazioni nel 1992, che diciamo entrano diciamo i famosi corleonesi, che mentre la mafia, diciamo, tradizionale, questo triunvirato che facevano parte anche i corleonesi, cioè volevano fare degli accordi, diciamo, non aggradendo lo Stato, ma in qualche modo, diciamo, essendo partecipe allo Stato. E in qualche modo, diciamo, nel 1974 ci sono riusciti. Perché? Perché mi ricordo che c'erano, io ascoltavo non perché io partecipavo nelle riunioni, ma perché parlavo con Riccobono, che eravamo che sempre assieme. Cioè già nel 1974 si parlava che la mafia non accettava più, diciamo, le associazioni a delinquere. Quindi si era parlato di fare degli attentati in Italia, però criticando un pochettino quello che era, diciamo, l'operato dei terroristi, perché già nel 74 ci sono dei terroristi in cui uccidevano delle persone che non c'entravano niente. Quindi noi mafiosi criticavamo questo modo di agire. Però, diciamo, era una necessità, almeno allora i capoccioni mafiosi che volevano fare, che non volevano più questa impostazione che un commissario si svegliava, so perché veniva ucciso un mafioso o una persona in una borgata, imputavano sia l'omicidio e facevano l'associazione di tutti i mafiosi che erano schedati. Quindi io mi ricordo che con Badalamente, che spesso Riccobono andava a mangiare a Cinesi con Stefano Bontade, di rado con Rina o Luciano Ligio, si parlava che tramite alcuni attentati, però senza ferire o fare morire personaggi, si doveva indurre, diciamo, lo Stato o le persone competenti a togliere questa associazione a delinquere, altrimenti che si dovevano fare degli attentati sia nelle banche oppure nelle statue. Quindi io mi ricordo che già c'erano quasi in tutti i posti d'Italia, perché in quel periodo, diciamo, noi abbiamo una decina a Roma,
una decina, diciamo, a Torino, e una forte influenza di mafiosi a Milano, che, diciamo, erano quasi tutti corleonesi, perché c'erano i Boni, i Fidanzati, insomma, e altre persone. Quindi, a un certo punto, diciamo, non soltanto la mafia con altri personaggi, diciamo, della P2 oppure della massoneria, che Stefano Bontate aveva un cognato che si chiamava Vitale, che faceva parte propria della massoneria, hanno riusciti, con l'accordo di qualche avvocato massone e di qualche magistrato, ad accettare questo fatto. Infatti noi abbiamo, diciamo, un periodo, diciamo, della pacchia che va dal 74 fino al 77-78. Dopo c'è che si sveglia Chinnici, il buon giudice Chinnici, che vuole riammettere, diciamo, queste associazioni, perché non arresta uno per nessuno. E quindi qua incomincia, diciamo, l'ideologia, diciamo, che avevano i corleonesi, ma più era, diciamo, il Rina, perché anche Ligio in qualche modo faceva paura, perché aveva un comportamento, diciamo, forte quando parlava con uno, però non era, diciamo, che sentiva questo bisogno di fare guerra verso lo Stato come Rina, perché Rina fu quello che fece arrestare a Ligio e portò a compimento la distruzione di alcuni valori che avevano allora i mafiosi. Quindi da quel periodo in poi, diciamo, Rina, dopo l'arresto di Luciano Ligio, diciamo, prende il comando, perché viene arrestato Luciano Ligio? Perché io mi ricordo, nella metà del 1974, con la scusa che erano latitanti, Ligio, Provenzano e Rina, e fanno approvare della commissione una legge, una persona di ogni mandamento doveva essere, diciamo, messo a disposizione di queste persone che potevano avere di bisogno. E mi ricordo io che questo discorso nasce perché un giorno, mentre sono io, Rina, Anselmo, Riccobono, Ganci, passa, diciamo, il Boris Giuliano, che riconosce a qualcuno, si ferma, però che poteva fare? E era solo con l'autista, non sapeva che cosa voleva, ma ebbe il coraggio che si fermò per guardare. Noi ci siamo messi in macchina e abbiamo scappato. Quindi ottiene, diciamo, Ligio, Rina e Provenzano dalla commissione che ogni mandamento c'era una persona a disposizione, che se quelli che lo chiamavano non c'era bisogno dell'individuo parlare col capo di Cina o col sottocapo, io mi assento, e dopo sì che si giustificava. Io, per l'amicizia che avevo con Rina e Salvatore, ero, diciamo, uno che facevo parte di queste persone. Però lo scopo di Rina era, diciamo, non soltanto se avevano di bisogno di accompagnamento, perché aveva in mente di fare qualche cosa dentro la mafia. Infatti Luciano Ligio ebbe sentore di questo discorso, che il Rina stava formando questo gruppetto di persone che spesso si riunivano, mangiavano, discutevano, e a un certo punto mandò a dire a tutte le famiglie palermitane di non rivolgerci più a Rina Salvatore, in mancanza di Luciano Ligio, di rivolgerci a Provenzano. Quindi Rina Salvatore scomparisce della scena. Quello che notiamo noi palermitani, che dopo c'è motivo di discussione, di parlare, cioè che il carattere di Provenzano e quello di Rina erano ben diversi. Cioè, mentre Rina qualsiasi cosa si diceva, aveva, diciamo, quel coraggio, subito dicevo sì o no di qualsiasi cosa che uno parlava. Invece il Provenzano era più cauto, mai dava una risposta, diciamo, precisa. Si prendeva 2 ore, 3 ore, non si sa con chi andava a parlare, e dopo dava la risposta. Però nel dicembre del 1974 Ligio viene arrestato a novembre
a dicembre, e c'eravamo un pugno di palermitane che volevamo andare a liberare a Ligio, perché Ligio era stato portato, diciamo, al carcere di Lodi, un carceretto piccolo, allora io parlo del 74, e questo discorso viene in casa di un certo Piero Vernengo, e però subito Rina, che c'era anche Rina, dice no, dice voi fatevi i fatti vostri, perché dice Ligio è corleonese, è un discorso che riguarda i corleonesi. Ligio è morto in galera dopo 25 anni, anche se campava 100 anni, Ligio non avrebbe uscito mai dalla galera. Quindi questi sono, cioè Rina dopo portò, diciamo, questa sua, diciamo, guerra, ma non solo contro lo Stato, ma contro tutte le regole anche di Cosa Nostra, insomma, uccidendo persone, inventandosi guerre, inventandosi tragedie, che prima uccideva a una persona e dopo portavano le giustificazioni, fino a che portò, diciamo, al periodo in cui noi oggi viviamo. Io, diciamo, nel 91... Sì, andiamo prima per gradi, ora siamo partiti da un salto al 74 al 91. Deve essere quello intermedio. Diciamo, poi Rina, lei dice, Ligio è morto in carcere dopo 20 anni. Poi dice, con omicidi e con altre cose riesce a portare la situazione che poi è quella che vediamo. Ma come avviene? Avviene come Rina riesce poi ad acquisire il comando di questa organizzazione e come negli anni successivi, sempre brevemente. Guardi, io nel 1975 mi trovo, diciamo, con Rina in un garage che aveva un certo Filippo Marchese, detto Milinciana, e Rina mi dice ufficialmente, mi dice, senti Gasper, anche se noi mangiamo, facciamo qualche mangiata, qualche cosa, tu a Ricco Bono non ci deve dire niente. Anzi, prima era perché era arrabbiatissimo, perché aveva saputo che Contrera, quel famoso Contrera che era compare di Mannino, dell'onorevole Mannino, che manda a dire in America che Gaetano Badalamente era diventato il capo dei capi. Quindi io non so, Rina aveva preso questa cosa come un'offesa personale e mi dice a me, dice, senti, dice, vedi, dice, quando un esercito va male, dice, la colpa non è che dei militari, è dei colonnelli. Dice, io, dice, a Gaetano ci darei una scopa, ci farei pulire gabinette dalla mattina alla sera, quando lui verrebbe mi dice, i gabinetti sono puliti, io li guarderei e le direi no, sono sporchi, puliscili di nuovo. Quindi mi dice questa cosa, c'è pure un certo Antonino Quartararo che eravamo amici, e lui mi dice ufficialmente, Gaspare, anche se noi mangiamo, ci vediamo, non ci dire niente a Saro. Io, siccome ero tanto amico di Rina, ma ero tanto amico anche di Ricco Bono, cerco di essere sincero, guarda, se tu mi dici vatti a buttare a mare, io sono autorizzato, io mi vado a buttare a mare della nostra amicizia, però io quando vedo a Ricco Bono non posso non dirglielo, perché ci abito assieme con la moglie, i bambini piccoli, lui c'ha due femminucci, io c'ho quattro, insomma, io quando lo vedo non ci posso mentire, è come se io lo tradissi. Infatti lui non è che mi disse niente, dice vabbè, non è l'amico mio, Quartararo, mi fa, Gaspare, tu che lo capisci quello che ti ha detto, è stato uno sfogo di amico, disse, ma io non lo capisco questo, la cosa è come se non mi ha detto niente. Quindi queste persone che loro avevano, diciamo, a disposizione, dopo nella fine del 79 diventano tutti, diciamo, capomandamenti, però guarda caso che tutti i capi vengono uccisi e queste persone prendono il posto dei capi. Quindi è la cosiddetta guerra di mafia che sì, c'è. Sì, ma infatti io non è che ho chiamato mai nelle mie tante deposizioni che c'è una guerra di mafia. Io dico che ci sono dei complotti, ci sono dei tradimenti, perché in una guerra è impossibile che muoiono 10.000 persone da una parte e nemmeno una persona da un'altra parte, perché insomma...
I corleonesi non hanno un morto, perché non c'era guerra con nessuno, c'erano dei tradimenti che facevano e che nessuno poteva pensare, perché Rina mente in campo una lotta che è la tragedia, che la mafia purtroppo non c'era abituata, diciamo, a queste cose. Magari aveva delle cose più importanti di fare o di commettere, ma la tragedia in se stesso, cioè inventarsi che una persona mafiosa che rispettava quel comportamento mafioso, e c'erano persone non soltanto come Arrina, ma c'erano persone di qualsiasi livello sociale, perché io per esempio che conoscevo i migliori imprenditori che erano i Salvo, i cugini Salvo, che erano mafiosi, conoscevo avvocati che erano mafiosi, quindi non è che c'erano, erano tutti come Mutolo, come Rina, pregiudicati, portati, diciamo, alla malavita. C'erano anche persone, diciamo, che avevano una certa cultura, che io ancora oggi mi scervello e dico come ha fatto Rina a sradicare a queste persone che avevano una storia di mafia, ma dignitosa per quella mentalità, che lui ha riuscito completamente, personaggi come i Buccellati, i Rimi, i Batalamenti, a sradicarle proprio. Quindi questi perdono i Bontade, Batalamenti, che poi va in Brasile, Bontade viene ucciso, diciamo, il potere in seno all'organizzazione passa ai corleonesi e in particolare a Totò Riina, ho inteso bene? Sì, sì, tutti questi erano tutti quelli morti, sono tutti, perché non condividono, diciamo, le prospettive che aveva Riina, non tanto Lidio o Gaeo o Provenzano, ma principalmente era Riina quello completamente che autorizzò nel 1974 che qualsiasi mafioso avrebbe ucciso un poliziotto o un uomo dello Stato, la responsabilità era di Riina, cioè non era una cosa che lui aveva, diciamo, questa voglia di fare guerra allo Stato, e in qualche modo, diciamo, la porta, e per qualche periodo, diciamo, c'era, che è riuscito, perché uccide a personaggi importanti, insomma, come Lima, come i Salvo, insomma, come personaggi importanti. Senta, nell'84, che a noi interessa, lei viene sentito, il fatto che per cui è processo, glielo dico sin da subito, è la strage del Rapido 904, che è avvenuta nel 24 dicembre del 1984. Ecco, volevo sapere, all'epoca, in quel periodo, nell'84, erano già i corleonesi che erano che comandavano i mandamenti in Sicilia? Sì, già i corleonesi prendono completamente possesso della commissione competente quando esce fuori famiglia Gaetano Batalamenti, siamo noi fine del 1978, quindi dopo tutto quello che succede in Sicilia, ma per non dire in Italia, diciamo, è opera dei corleonesi. Ma corleonesi io non è che intendo dire, cioè, uno che è nato a Corleone, sì, certo. Cioè sono i corleonesi che erano intorno a Salvatore Riina, che avevano quel progetto purtroppo che si perperava dal 1974. Ho capito, a 74, però gli omicidi continuavano, eccellenti di collaboratori, di magistrati, di forze dell'ordine, di avversari, anche successivamente dal 79 in poi, no? L'omicidio Bontade, Inserillo, è così? Sì, sì. Senta, e allora in quel periodo, quindi, diciamo, Riina ha una posizione di comando in seno all'organizzazione rispetto agli altri capi mandamento o no? Sì, Riina è l'artefice, diciamo, di mettere fuori famiglia alcuni capi mandamenti e personaggi come Gaetano Batalamenti, perché lui da quel momento, diciamo, acquista, diciamo, il potere della commissione.
Ho capito. E ci sono due fatti specifici, cioè la morte di Cristina Giuseppe e di Calderone e di Pippo Calderone, che erano due personaggi importanti, diciamo, in cui vengono uccise solo per volontà di Rina Salvatore. E nello stesso periodo, mentre fuori famiglia, diciamo, a Gaetano Badalamente, e in qualche modo mente pure sotto brutte acque a Stefano Bontade, hanno dovuto intervenire i famosi Greco, quelli che erano in Argentina, per non lo fare mentre fuori famiglia e per non lo far uccidere, perché ci portava l'accusa che, diciamo, il di Cristina Giuseppe e Pippo Calderone, che erano compare, non avrebbero avuto il coraggio di uccidere a Francesco Madonia di Vallelunga se non avevano l'appoggio di questi personaggi che erano pure compare loro, Gaetano Badalamente e Stefano Bontade. E di Cristina in qualche modo ha avuto una reazione legittima, cioè prima è stato attentato alla sua vita, lui per un puro caso rimane vivo e dopo uccide, diciamo, a questo capomandamento che era Francesco Madonia, amico, padre di un certo Piddo, dopo famoso nella cronica mafiosa, amico di Salvatore Rina. Ho capito. Senta, andando in quel periodo, lei sa che avviene in quell'anno, come ho detto, questo fatto per cui è processo ed è stato poi arrestato nel marzo 85 Pippo Calò? Sì, io in qualche modo, guardi, io seguo un pochettino tutto questo andaccio, perché o dentro o fuori, ma comunque io seguo, insomma, quello che avviene, diciamo, dentro Presidente, Cosa Nostra. Scusi. Sì. Ecco, no, c'era un'opposizione, poi i mezzi non hanno consentito di farlo. Se permette, sì. Avvocato Ciamperoni, chiedo la parola per dire quanto segue. Sì, prego, avvocato. Grazie Presidente. La questione era questa: da stamani stiamo sentendo questi temi così trattati. Ora, su Mutolo vorrei dire questo. Il signor Mutolo ha appena riferito prima, lo dico perché i due giudici togati sapranno poi come selezionare il materiale e quant'altro, ma la Corte è complessa, cioè ci sono anche i popolari. A me pare vi si faccia una grande confusione e questo denota poi la suggestività di tutto questo tema. Ecco, riporto a un tema preciso, processuale, la mia opposizione. Come prima facevo un problema di pertinenza che rimane preciso, identico, ora aggiungo anche la suggestione. Sotto quale profilo? Un attimo fa il signor Mutolo riferiva dell'omicidio di Cristina e, se non erro, fu scomparsa, omicidio, non me lo ricordo, del signor Calderoni. Siamo nel 1975 o giù di lì. Esordisce poi il pubblico ministero dicendo: in questo periodo c'è la strage di del Natale. Non è così, sono passati 9 anni, sì, sono passate decine di fatti. Quindi sotto questo profilo che idea si stanno facendo i giudici? Di una grande confusione. Ora no, ovviamente la difesa. No, io farò una memoria a questo punto, perché ciascuno di questi signori collaboranti porta delle cose, alcune vecchie, altre nuove, alcune da usare in altri processi, me ne sto rendendo conto benissimo, sì. Per cui la questione di Firenze bisogna risolverla con il diritto. Io faccio l'avvocato, sono un avvocato e sono qui a ragionare di diritto, non di sociologia o di storia. Qui si sta facendo, per l'appunto, un melting pot, dicono gli inglesi, di fatti eclatanti e gravissimi, nei quali poi il test si perde, tanto vero, e qui chiudo Presidente, sì. L'ultima parola, signor Mutolo, qual è stata? Seguivo l'andazzo, ora noi, signor Presidente, dobbiamo in Italia consentire che un fatto di strage venga definito un fenomeno da mettere in un andazzo, ma io lo capisco perché avevo 27 anni, sentivo Mutolo, ne ho 49 e sto sentendo Mutolo, per cui a un certo punto dico non so più che cosa fare, la mattina come compro il giornale vengo e sento Mutolo e sempre ce n'ha una di nuovo. Dico, sì. Questa è la mia opposizione. Va bene, avvocato, non ne farò più di questo tipo. Io so che la signoria vostra ha fatto decine e decine e decine e decine di processi di criminalità organizzata, certo. Quindi sa come certo. Vedere una suggestione, come certo. Vedere una deduzione, una congettura, una risposta a tema. Quindi, sì.
Su questo sono tranquillo. Però si sta facendo un'enorme confusione, perché mettere Di Cristina insieme alla questione di Firenze significa mettere veramente il dolce prima dell'antipasto. Sì. Per usare io una metafora un pochino povera, della quale mi scuso, visto la gravità dei fatti, che richiedono un'elevata attenzione, una grande umiltà, una grande professionalità. Sotto tutti questi profili io ritengo che queste domande non siano pertinenti e siano tutte suggestive, perché il tema è quello del capo di imputazione che verte su un fatto 23 dicembre 1984, non verte su quando nel 1967 il signor Gaspare Mutolo faceva parte o non faceva parte. Sì, ecco. Avvocato, le sue considerazioni sono giustissime, noi cerchiamo adesso di concentrare le nostre domande sui fatti più prossimi a quelli per cui è processo. Scusi, la domanda era ma d'altra parte appunto l'ultima domanda del primo ministero era proprio contestualizzata all'84. Ma poi anche sulle circostanze mi permetto di far rilevare il ruolo di Rina è quello di mandante organizzatore di questa di aver programmato la strage. Certo. Quindi se non si sa che ruolo ha nell'organizzazione, come ha assunto il comando nel tempo, sì, e anche sulle circostanze indicate nella lista test. Certo, sull'ultima arriva... considerazione dell'avvocato Cianfironi pure giustissima, ma il test aveva iniziato, dicevo, dicendo se seguo l'andazzo. È chiaro che adesso dovremmo essere necessariamente più precisi sulle sue fonti di conoscenza che andrà, certo, a riferire. Certo. Prego pubblico ministero. Mi pare che l'ultima domanda, eravamo arrivati, siamo al dicembre 84, ora questo intervento quindi mi ha fatto dimenticare, avevo chiesto, credo che all'epoca il comando era di Cosa Nostra, in mano ai Corleonesi, a Totorrina, era questa la domanda. Sì signore, e se vuole le posso dire anche chi comandava. Comunque io le stavo dicendo, ho presente, scusa che anche io perdo il filo, che io da quando ho collaborato, diciamo, avevo quella mentalità, diciamo, di quello che era la mafia, perché io sono cresciuto, diciamo, in quell'ambiente, anche se sono entrato a fare parte nel 73, però avevo zie, suocere di mia sorella, zie completamente materne che erano mafiose. Diciamo, ma la mia mentalità di mafioso, cioè io rigettavo il pensiero, e io che mi sono fatto collaboratore perché, diciamo, nella mafia Rina ha fatto uccidere anche delle donne e dei bambini, perché quando non comandava Rina questo discorso non c'era. E le posso portare una cosa specifica in modo che l'avvocato comprende che il mio è un discorso alla domanda, ma che mi fa il signor Presidente. Nel 1980, 77, 78 arrestano, cioè sequestrano una chetta Graziella Mandalà, viene sequestrata a Monreale mentre aveva una febbrocrisi per riscuotere il denaro. Questa donna viene liberata a Partanna Mondello e la guardava una donna, la moglie di un certo Corrado. Gaetano Badalamente, che era ancora lui che comandava, ha detto, dice, non è perché c'è l'ordine che in Sicilia non si debbono fare sequestri, tutti quelli che fanno i sequestri debbono essere uccisi, dice, questa è una donna, se qualcuno si sente di ucciderla la può uccidere, ma non perché c'è la legge, perché i mafiosi, le donne e i bambini sono persone sacre. Quella donna, signor Presidente, non l'ha toccato nessuno, sono state eliminate tutti quelli che avevano fatto questo sequestro, che a parte erano mafiosi, a parte no, sono state tutti strangolate, quella donna no. Cioè io ho messo a pendere il pensiero di collaborare precisamente dopo che hanno ucciso alla moglie di Giovanni Bontade. Si rafforzò il mio discorso quando venne uccisa la mamma, la sorella e la zia di Mannoia in un agguato, perché si seppe che questo ragazzo stava collaborando, e quindi però, ma non solo in me, ma in tanti mafiosi, diciamo, questo fattore si rigettava e non, cioè sì, era una cosa assurda, quindi
Io però, conoscendo molto bene a Falcone, a Borsellino, perché avevo avuto io diversi processi, quindi allora collaboro, cerco, diciamo, a Falcone. Ma principalmente è stato perché io non mi vedevo più come un mafioso che andava a uccidere a una donna, non per caso, ma perché ci facevo l'agguato io a tre donne, cioè era una cosa con dei vesti napoletane che discutevamo, era una cosa completamente che faceva schifo, sì, all'essere umano. Signor Utolo, una cosa. Sì, rispondo subito. Ecco. Io quando dopo ho collaborato e le prime volte il dottor Vigna si informava se io sapevo qualche cosa della strage del treno, io che ci dicevo no, e le raccontavo il discorso che ho detto poc'anzi, perché noi abbiamo indotto al tribunale, a personaggi dello Stato, ad accordare nel 74 di non fare associazione, e si volevano fare degli attentati, ma le raccomandazioni erano quelle di non fare morire vite umane, perché non c'entravano niente. Quindi io per un certo periodo ci dicevo sempre a dottor Vigna, no, ma i mafiosi che fanno queste cose, anche se avevo letto insomma tutto l'affatto di Pippo Calò. Però dopo, quando è successo nel 93 quello che i mafiosi hanno fatto, mi sono dovuto ricredere, perché se una persona mi dice a me oggi, ma i mafiosi, i mafiosi è un conto, i colonesi che avevano perso, diciamo, la ragione umana e sentivano soltanto quello che diceva Salvatore Rina, che devo dire erano capaci di fare qualsiasi cosa brutta. Signor Utolo, la domanda del primo mistero era nell'84, quindi mi rendo conto che si tratta, lei deve fare mente locale a qualcosa che le stiamo chiedendo di oltre 30 anni fa. Ma nell'84 qual era la situazione ai vertici della mafia? Se lo sa, in base a che elementi lo sa, oppure può anche dire che... No, ma ci sono delle dichiarazioni in cui ho faccio, mi posso sbagliare, qualcuno magari che è morto e vivo, però diciamo nel 1984 quello che comanda è Rina, Salvatore, è capo della commissione, Buscemi, e dopo se vuole che ci nomino anche a quelli morti, cioè Bontade, e c'era pure... Nell'84 stiamo parlando del... Sì, no, lo Bontade è morto, no, va bene, ora insomma, no, lo faccia appunto perché... No, scusi, no, Presidente, questo appunto perché è una cosa antica, mi posso ricordare male di qualche persona. No, lo rispondere perché... Sì. Quelle vive che ci sono ancora sarebbe Rina, Provenzano, Ganci, Calò, e dopo gli altri sono quasi tutti morti, perché c'era Nene Geraci, Toto Montalto, insomma tutte persone che sono stati eliminati. Però queste persone allora c'erano, insomma, sono 4-5 che ancora resistono, il Signore non se li chiama e quindi sono ancora qua. A San Giuseppe Iato chi c'era, si ricorda? Quando mi sono... No, stiamo parlando nell'84, dopo... La commissione che era nel 1984 era Salvatore Rina, Provenzano, Montalto Salvatore, Buscemi, Geraci, Ganci, e dopo il posto di Michele Greco credo che nell'84 l'aveva preso o Puccio, che viene ucciso dopo in carcere, o Lucchese, e Pino Savoca, allora che aveva preso il mandamento di un altro, insomma questo, insomma. Vabbè, senta, Gambino, che è morto pure, che aveva preso il posto di Riccobono, insomma. Giuseppe Gambino. No, le chiedevo, a San Giuseppe Iato si ricorda chi c'era? Dove? Forse non... San Giuseppe Iato. Sì. In quel periodo comanda Brusca Bernardo. Perfetto. Allora, è così giusto perché è chiaro che sono fatti... Sì, ma magari qualche nome mi spugna all'occhio. Vabbè. Insomma. Va bene. E quindi erano questi. Lei dice, se ho ben capito, della strage all'epoca non sapevo niente, sono stato sentito dal dottor Vigna, poi facendo mente locale con gli eventi successivi
con gli eventi successivi relativi alle stragi degli anni 90, e lei insomma è arrivato a diverse conclusioni, è così? Ma le conclusioni, sì. Ecco, più che le sue deduzioni, ci dica se ha saputo dei fatti specifici e da chi li ha saputi. Guardi, a parte che io, diciamo, quando collaboro io preannuncio le persone che potevano fare le stragi in Italia. Ci sono verbali che lei, il mio presidente, può richiedere, insomma, in cui io specifico i Bagarella, i fratelli Graviano, insomma, faccio qualche nome, insomma, personaggi che dopo sono stati implicati in qualche modo in questa cosa. Dopo io mi sono fatto convinto che effettivamente che la mafia poteva avere a che fare con il treno del Natale del 94, quando ho sentito che a Roma i mafiosi avevano preparato, diciamo, di fare scoppiare una macchina mentre c'era una partita, e questa strage che doveva far morire diversi poliziotti, un centinaio addirittura, perché era messa la macchina vicino dove scendevano tutti la forza dell'ordine. E ma qua in che anno siamo, signor? Nel 93. Ecco, sì. Quindi siamo molti anni. Noi siamo, io parlo di quando, insomma, no, si sono perpetrate le stragi, diciamo, nel 93. E quindi, no, Presidente, scusi, può dare un contributo la difesa in questo senso? Certo, certo. No, perché qua, ripeto, la confusione è ormai decuplicata. Quando dopo esce, no, ma poi si ricostruisce bene tutta questa vicenda, molto bene. Allora, Presidente, però su questo punto io chiedo che scusi, avvocato, siccome è in sede di esame, l'avvocato poi ha diritto a un controesame, se mi fa concludere. Sì, avvocato, magari poi in sede di controesame chiariamo meglio questa posizione, facciamo concludere. Ma se i dati sono scorretti, che cosa deve fare una parte? Se il dato è falso, se il dato è falso. Ma il dato è falso di chi, intanto, chiariamo? Falso da parte di chi? Il dichiarante. No, lei, il pubblico ministero fa domande molto ampie. Lei lo farà notare. Intanto, lei poi lo farà notare. Io, Presidente, chiedo di concludere. Sì, no, facciamo concludere il primo mistero, poi diamo. Vabbè, di qui in avanti si fa come se fosse un esame vero. Andiamo avanti. No. E allora, diciamo, quindi è una, come diceva il Presidente, signor Mutolo, poi è una sua deduzione sulla base delle indagini che sono state effettuate successivamente alle indagini effettuate relativamente alle stragi poi degli anni 90, l'attentato all'Olimpico, eccetera, le stragi avvenute fuori Italia, così, oppure ha altre fonti di informazione, fonti di conoscenza? Questa, la domanda è chiara. Signor Presidente, io dal 91, diciamo, parlo con Falcone, nel 92 ufficialmente io sono, insomma, uno dei primi dopo Mannoia, perché Mannoia, dopo che uccidono alla mamma, la sorella, la zia, sono in America, sia Buscetta, cioè non ogni mafioso, non ci sono più mafiosi palermitani che collaborano. Io ho questo coraggio perché qualche cosa che si ribella dentro di me, perché conoscevo alla moglie di Giovanni Bontade. Comunque, infatti, il buon Falcone, quando io lo vado a cercare e lui mi viene a trovare e le dico che voglio collaborare, e c'era presente anche un altro magistrato, Sinisi, Gian Nicola Sinisi, quando il dottor Falcone a me mi dice che non mi poteva interrogare perché lui stava facendo altri lavori, io subito le dico: basta, l'argomento è chiuso, non voglio più, scusarsi se l'ho disturbato. E il dottor Falcone ha la pazienza di stare un'ora e mezza con il dottor Sinisi e mi spiega che lui non è che se n'era andato di Palermo perché non stava facendo la lotta alla mafia, anzi da Roma la stava facendo con più forza, e mi convince di continuare, perché il mio era una cosa bella per liberare la Sicilia di quelle, ormai di quelle persone che non erano più persone umane, ma erano persone, insomma. Vabbè. E quindi io incomincio a collaborare.
Falcone succede quello che succede. Io il primo luglio del 1992, io, cioè ci sono le date ben precise, io il 25 giugno parlo con Silvia Della Monica e col dottor Vigna per discorsi della Toscana. Il primo giugno mi viene a trovare il giudice Borsellino, va bene, logicamente, ma era una lotta che c'era alla mafia, che era una cosa che non, che era inconcepibile pensare com'era situato, diciamo, l'apparato, diciamo, della mafia e dello Stato, mentre la mafia aveva una potenzialità in quel periodo che era capace di fare qualsiasi strage. Infatti io col dottor Borsellino più di una volta, e dopo con Natale, che è ancora vivo e lo forte, non voglio parlare, perché le dico, io prima che parlo di alcuni fatti, noi dobbiamo mettere in sicurezza i mafiosi, perché i mafiosi hanno una potenzialità, sono in condizione di fare qualsiasi strage, qua ci fanno saltare a tutti. Quando si sono resi conto e hanno incominciato a fare i primi processi, dopo qualche 6 mesi, va bene, dopo io avere fatto il primo confronto con Rina, c'era pure un certo Marchese, ma il primo l'ho fatto io, e andò a finire a ridere, perché io mentre accusavo Rina, che facevamo il confronto seduto accanto, il presidente Agnello e il giudice Sogato, che ora è presidente del tribunale, insomma, di Palermo del Provenzano, a un certo punto si ritirano, perché Rina dice, ma questo io non lo conosco, non è un povero disgraziato, sì, ci ho regalato dei soldi, che io ci diceva, guarda, io ci andavo a casa sua, lui veniva a casa mia a portarci i soldi a mia moglie. Comunque il presidente, che si ritirano in camera di consiglio, ma è questa cosa che l'avvocato, se lo può leggere, se lo può sentire su internet, non tutto, che Rina, convinto nella sua ignoranza e nella mia ignoranza che le telecamere non c'erano, mi dice, Gaspare, perché non ritorni a essere quello di prima? Sei ancora in tempo. E io allora dico, no, perché avete ucciso donne, avete ucciso bambini. Signor Mutolo, la domanda del primo mistero era, riferimento al fatto che ci interessa, questo qua che dobbiamo giudicare, ci sono fonti di conoscenza precise che lei può riferire o no? Questa è la domanda. Guardi, punti precise, io mi sono fatto un convincimento preciso, io dopo le stragi che hanno fatto nel 92-93, esatto, mi sono fatto convinto che, mentre prima ero io nettamente contrario, che la mafia mai avrebbe potuto fare un attentato su un treno, ora invece con tutta coscienza le devo dire che la mafia, Rina, purtroppo l'altri seguivano i suoi ordini perché avevano semplicemente paura, perché se uno si permetteva a Rina di contraddirlo in una qualsiasi cosa era questione di tempo, ma quello veniva ucciso. Quindi ora io, ma è un suo convincimento collegato alla valutazione di un fatto concreto, specifico? Perché Pippo Calò era qua a Roma, diciamo, io mi ricordo che hanno trovato in una villa, non lo so, sì, vabbè, questo è vicino a Roma, è una cosa, insomma, un timere, qualche cosa che c'era un collegamento. Però infatti, io conosco a tutti, a Rotola, a Calò, insomma, io li conosco personalmente, non è che non li conosco. Senta, però a me interessava anche le circostanze che stava riferendo prima in ordine a questa conoscenza diretta tra il test e Totò Riina. Intanto, a quanto risale questo rapporto di conoscenza? 92, parlava del 92, pubblico mistero. Beh, il confronto quando, cioè, nel 92. 92, 93, sì, perché Riina viene arrestato nel 93, dopo 15 giorni, a febbraio del 93. C'è stato il confronto, ma i fatti, a quanto risalgono i fatti oggetto del confronto? Quando dici, io sono venuto a casa tua, ti ho dato... Nel tempo, nel 75, 76. Ecco, questo volevo sapere. Quindi lei ha avuto questo rapporto, stretto... Di amicizia, di logica. Ma io ho rotto... Scusi. No, che ho rotto. Cioè, ci siamo allontanati di Salvatore Riina perché io non ho voluto tradire al capomandamento mio, che era una persona che io
stimavo e volevo bene come a Salvatore Riina, perché se Enrico Bono mi avrebbe detto una cosa male di Salvatore Riina in quel periodo, io ci avessi detto a Enrico Bono no, ma perché è un amico mio, insomma è una persona per bene. E quindi infatti... risale dal 75 ed è continuato questo rapporto di conoscenza anche successivamente o no? Sì, logico che è logico. Durante il periodo di latitanza lei ha visto mai Riina? Guardi, io negli ultimi periodi che ho visto a Riina è stato intorno all'83-84, dopo ho avuto notizie nell'89 a Bologna del cugino di un certo Pino Liggio, e dopo lui era che latitante, io ero magari messo in galera per altre cose, non abbiamo avuto più rapporti, diciamo, tinsichi, ma... i nostri rapporti erano, diciamo, buone, amichevole, anche se da parte mia erano sincere, da parte di Riina erano... Ma i rapporti che aveva con Riina erano collegati agli affari, alle vicende di Cosa Nostra? Logico, io parlo di affari di Cosa Nostra, insomma. E Riina perché veniva a casa sua? Riina, ma io ci parlo del 70-71, perché io non c'ero e Riina passava con Gambino Giacomo Giuseppe e lasciava i soldi, vabbè, diciamo, siamo un po' delle mesate che danno a persone che rispettano, vabbè. Ma lei pensa che io ero uno, tramite Riina, che dovevo guardare, stavo guardando, diciamo, che l'omicidio che dopo viene nel 1969 di Michele Calataio, perché... ho capito, siamo a patti. Senta, vabbè, un'altra cosa, lei a Pippo Calò lo conosce? Sì, abbastanza bene. E in che occasione l'ha conosciuto e quando? Ma guardi, le occasioni erano tante. Pippo Calò, dopo, diciamo, che lo hanno arrestato e fortunatamente era uscito nel 71, quando lo chiama Leonardo Vitale, che lo chiama per il sequestro Cassina, Pippo Calò, dopo che esce, dopo 38 giorni, dopo 40 giorni che c'è una legge che lo devono interrogare, parte e se ne va a Roma, fa perdere le tracce, diciamo, a Palermo e si stabilisce a Roma. Quindi noi sapevamo che a Roma c'era questo punto d'appoggio di Pippo Calò, insomma. Ha visto Pippo Calò in Sicilia in quegli anni? Pippo Calò di tanto in tanto veniva per discorsi di mafia. Io accompagnavo Enrico Bono e vedevo anche a Pippo Calò, insomma, in diversi punti. Ora non è che mi posso ricordare la data con precisione. No, la data precisa no. No, ma i periodi fino nell'82-83, quando lui fece, diciamo, Cangeme, che dopo ha collaborato come sottocapo, e il cugino Franco Scrima come suo, diciamo, consigliere, ci siamo visti, diciamo, in quel periodo. Invece dopo l'82-83 continua a partecipare sempre alle commissioni e venire in Sicilia? Sì, ma vede, c'era un periodo che anche se le persone erano in galera, avevano i sostituti, che io questo l'ho specificato ai giudici di Palermo, infatti mentono dopo delle cose in modo che evitano ora queste cose, che anche se il capo era in galera, il sostituto, diciamo, aveva le stesse cose, il capo re, allora c'erano, eravamo tutti nel massimo processo, eravamo tantissime persone, ma chi veniva a colloquio portava o bigliettini oppure le ambasciate fuori, insomma, e contavano come se uno era fuori. Sì, volevo sapere, quando Calò veniva in Sicilia, non le chiedo l'anno, il giorno, il mese, quando stava a Roma in quegli anni là, perché lui a marzo 85 viene arrestato, dove l'ha visto? Dove si recava? Si incontrava? Ma lui si vedeva, veniva a Palermo, perché Pippo Calò era un personaggio importante sia a Palermo città, nella sua, diciamo, nel suo regno, oppure in qualche paesino là vicino come Casteldaccia, come Bonfornello, insomma, i punti quelli erano, insomma, ma tutti i mafiosi in quel periodo non è che hanno problemi come scendere a Palermo o come andare a Milano.
cioè, c'erano dei documenti falsi, i controlli della polizia non erano tanti accaniti per come potevano essere ora, insomma. Ma lei accompagnava Ricco Bono, vedeva Calò perché accompagnava Ricco Bono, lei? Sì, signore. E si incontrava, quindi vedeva anche gli altri, chi c'era? Calò, Ricco Bono... Ma che... quelli della commissione, c'era Rina, c'era Ganci, c'era... c'era Inzerillo, sì, in quel periodo c'era Bontadi, insomma c'erano quelle che piano piano che dopo sono state tutte eliminate. Ho capito. Va bene, io va bene così, Presidente. Sì. Domande dei parti civili? Sì. Avvocato Ammannato, prego. Avvocato Ammannato, parte civile. Mutolo, può personalmente riferire alla Corte d'Assise quello che lei sa verso gli anni Ottanta, circa il depistaggio che operava a Cosa Nostra? Negli anni Ottanta? Sì. Con riferimento, se può riferire personalmente quel che sa sulla Falange Armata. Ma, guardi, della Falange Armata io non è che posso dire che erano questi della Falange Armata. Noi pensavamo che potevano essere personaggi, diciamo... terroristi, diciamo, ma in quel periodo, diciamo, la mafia è completamente in una maniera, diciamo, tranquilla. C'è Michele Greco che tiene questi contatti con tutti i mafiosi, quindi fino nell'82 c'è Michele Greco, che apparentemente, diciamo, è il capo della commissione, ma in effetti dopo noi sappiamo che Michele Greco era un succube di Salvatore Rina, che portò, diciamo, a fare i danni che sono stati fatti, diciamo, in Cosa Nostra, appunto per questo doppio gioco che faceva, diciamo, Michele Greco, perché mentre Busca oppure Geraci oppure qualche altro che si guardava perché erano corleonesi, esatto, Michele Greco invece era quella figura paternalistica che tutti, diciamo, ascoltavamo perché era una persona buona, di cuore, affabile, una persona che non aveva completamente motivo economico, quello sapeva, insomma. D'accordo, Mutolo, si ricorda che è stato interrogato il 12 ottobre 2010 dal dottor Itri di Napoli, proprio a questo proposito, cioè per sollecitare la sua memoria, che negli anni Ottanta c'erano... All'interno dell'organizzazione mafiosa operavano alcuni uomini d'onore il cui compito era quello di compiere atti di depistaggio del tipo false rivendicazioni di attentati della mafia o cose di questo genere. Ricordo, e poi se può chiarire meglio, che per tale tipo di rivendicazioni veniva utilizzata la sigla Falange Armata, che veniva fatta apparire come un'organizzazione estremista dedita ad attentati. Lo scopo era di far apparire come un fatto politico, mentre invece si trattava di fatti che avevano un'altra finalità, ossia creare tensione nel paese, distogliendo l'attenzione dal fenomeno mafioso. Questo genere di attività era destinata a mettere a riparo Cosa Nostra nei periodi in cui lo Stato aumentava la pressione nei nostri confronti. Può chiarire, si ricorda queste... No. Guardi, sicuramente queste dichiarazioni avvengono dopo l'omicidio Mattarella. Avvocato, lei che deve tenere presente che io ho fatto migliaia di dichiarazioni. Scusi, quindi... Presidente, sì, dica, l'opposizione, guardi, Presidente. Io anche su questo prima sono stato zitto, ma una cosa va detta. Le contestazioni vanno fatte sul, secondo me, poi lo dice la Corte, sul verbale trascritto, cioè sulle vere parole del signor Mutolo. Questo è un sunto operato dal verbalizzante. È questo vero? Non lo so se è un verbale... È chiaro che è così. O darsi sia il sunto, però è chiaro che è il sunto. E comunque, ecco, io sotto il profilo della contestazione l'ho fatta con l'integrale, non col sunto. Sollecito il fatto. Io sollecito la memoria del test se può riferire alla Corte di Assise su questa circostanza relativa ai depistaggi negli anni Ottanta.
se poi si ricorda. No, c'è opposizione, si... perché questa è una tesi espressa nel riassuntivo. La difesa chiede che venga contestata esattamente l'integrale. No, io prima sono stato zitto, ma non posso più stare zitto. Sì. L'avvocato Ammannato, presidente, difendeva con me gli imputati quando si diceva che il mutuo non era attendibile. Va bene, avvocato Cianterò. Avvocato Manano, se sono, diciamo, un sunto, no, la contestazione ha un senso solo se sono le dichiarazioni integrali nel verbale, altimenti non è. Il leggo verbale, leggo a domanda risponde, poi le faccio vedere. Sì, però il sunto, presidente, è il sunto delle dichiarazioni rese. C'è un sì, quindi diciamo non vale come contestazione formale, vale come domanda generica al test di riferire. Sotto questo profilo la difesa non l'accetta perché diventa domanda suggestiva. O si fa la contestazione dell'integrale o non si può usare il riassuntivo che esprime una tesi investigativa. Sì, comunque adesso cosa ci dice il test oggi? Cosa sa di questo pseudonimo Falangi Armate? Guardi, io ho fatto qualche dichiarazione sulla Falangi Armata, ma principalmente ricordo quando c'è stato l'omicidio Mattarella, se non ricordo male, noi parliamo di quel periodo, anni 80, insomma, 81, 82, quindi che i mafiosi, diciamo, cercavano di qualche omicidio farlo che diventare politico. Infatti io con questo Corrino ho avuto molti scontri, perché si camuffavano le pistole, perché di solito il mafioso usa la pistola a tamburo, perché è più sicura, anche se ha 6 colpi o 5 colpi, però è sicuro che spara. Invece l'automatica o la semiautomatica spesso si inceppa, o per la tribuna perché una macchia di letto, insomma. Quindi facendo questi camuffamenti io lo sapevo, insomma, che... e quindi ho fatto delle dichiarazioni in cui sì, quando diciamo erano, che dichiamano questi Falangi Armate, sicuramente erano, perché magari ci sarà, diciamo, questa Falangi Armate che sono identità diversi dei mafiosi, però i mafiosi per depistare dell'indagine, diciamo, si camuffavano. Ma questo lei come lo sa? Come può dirlo questo fatto? È una sua idea? Ma no, io lo so, perché che vuole, io purtroppo, essendo che nella mafia uno sempre si scambia delle cose, delle parole, io che sono stato con tutti i personaggi più importanti, io che sono stato con Rina, con Luciano Liglio, con Bagarello, con Maria, cioè là non è che si sta 5 minuti, quando uno sta giorni, anni e mesi, cioè il dialogo è, come c'è un certo dialogo, nasce perché per forza che deve nascere tra che detenuti che sono in comune, altrimenti uno si fa partire, si isola, ma uno che non può stare in galera mesi, anni senza parlare con un personaggio, e dopo i mafiosi eravamo, insomma, tutti, cioè non c'era questa mentalità, se io mafioso raccontava una cosa a un altro mafioso che poteva nascere il pentito, cioè non, cioè che si parlava tranquillamente, cioè anche perché noi abbiamo avuto l'esperienza di Leonardo Vitale, va bene, che purtroppo quello è stato il primo pentito tranquillo, pacifico negli anni 80, negli anni 73, però giustamente la mafia era talmente ingrabugliata bene che l'unico che fu condannato fu, insomma, il Vitale, insomma, ecco, non c'era quell'idea che un pentito poteva parlare, ognuno che si metteva a ridere. Dopo invece negli anni, quasi negli anni 90, grazie, diciamo, alla caparbietà di Falcone, ha creduto, diciamo, a questo fenomeno che si poteva smantellare, insomma, però e, diciamo, avvalorandosi anche dell'aiuto di personaggi che conoscevano bene questo fenomeno, e non si sbagliava, perché il fenomeno, insomma, se fino a pochi anni fa c'erano questori, avvocati, non parliamo di avvocati, l'avvocato, insomma, ancora oggi, insomma, dicono che la mafia non esiste, non c'è certo tipo di avvocati
che dipendono soltanto mafiosi, e logicamente perché i mafiosi pagano bene, logicamente sono sempre che dicono la mafia non esiste, è un'invenzione, cioè è una realtà, insomma, anche se siamo nel 2015 è una realtà che non si può nascondere. Vabbè, altre domande, pubblico mistero? No, e l'avvocato Mannato ha concluso? Sì. Possiamo dare la parola all'avvocato Cianferoni. Avvocato, domande? Sì, prego. Anche se sono un po' superfluo, ringrazio Presidente la domanda. Senta, signor Musolo, buongiorno prima di tutto. Buongiorno. Quando scompare Rosario Riccobono? Grazie sempre. Quando scompare Rosario Riccobono? Il 30 dicembre del 1982. Il 30 80. Novembre del 1982. Allora. 1982. Allora, vuole dire alla Corte come faceva ad accompagnare con Rosario Riccobono da Pippo Calò nell'83-84? Le date non sono proprio precise, che ha riferito probabilmente. No, Presidente, è un mondo che cambia. C'è la sentenza del Maxi Quater. Signor Mutolo, se vuole riferire la verità su questo punto. La famiglia di Partanna. Avvocato, scusi, ma io ho specificato che accompagnava Riccobono nell'83-84, forse lei senti, non lo so, lo spirito di Riccobono che dice non è così, cioè se io le sto dicendo che Riccobono, ma ci sono centinaia di dichiarazioni in cui io sempre dico Riccobono è scomparso nel 1982, il 30 novembre, non è che dico a novembre, appunto, il 30 novembre. Appunto, la Corte e anche il PM, senza presunzione da parte mia, dico, non avendo presente questi dati, le hanno chiesto, lei come lo vedeva Calò? E lei ha risposto, perché ci accompagnavo Riccobono. Domanda sì, del Presidente, ma non nell'83, ma non nell'83-84. Sì, ma la domanda era quella però. La domanda era quella, io non me la ricordo, no, io non me la ricordo. È chiaro che non si ricorda, riferisce fatti di oltre 30 anni fa. Quindi allora, signor Mutolo... No, io non mi ricordo, cioè, la domanda, se è stata specifica, se nello, cioè, se a me mi avrebbe detto il Presidente o qualche altra persona, nell'83 che accompagnava a Riccobono da Calò, io ci dicevo, no, non è possibile perché Riccobono non c'era più. Noi parliamo dell'81, dell'80, quindi prima. Del 79, ecco. Dell'83, senta, del 73, cioè magari sbaglio. Senta, signor Mutolo, senta, ci siamo chiariti. Senta, signor Mutolo, è vero che la domanda è suggestiva, Presidente, ma io ora poi le dirò le sentenze in cui tutto questo c'è. Nell'82 la famiglia di Partanna fu sciolta. Guarda, è stata sciolta la famiglia di Partanna Mondello, non è che è stata sciolta, cioè la famiglia di Partanna Mondello nell'82 purtroppo c'ha delle perdite in cui scompaiono quattro persone importanti: Riccobono, Michalizzi Salvatore, Cannella Vincenzo e Savoca Carlo, in cui logicamente c'è stato uno sbando, tante persone, ma in quel giorno proprio, il 30 novembre del 1982, cioè a Palermo scompaiono persone di tutta la Sicilia, e c'è dopo qualche ragazzo che dopo collabora come Ganci oppure come qualche altra persona, in cui dice che Salvatore Rina in quella data pensa che aveva dato appuntamento a persone di 5 mesi prima, 6 mesi prima, raggruppandole tutte per quella data. Ma ci sono stati personaggi come Maiurre, un grosso mafioso trapanese, che la polizia fino a pochissimi anni fa lo dava per vivo, per latitante, andò tranquillamente in un appuntamento perché i collonesi si dovevano pulire i piedi. Cioè i morti che sono successi in quella data non lo può sapere nessuno perché non si sa perché... Oltre a strangolare a diverse persone in diversi punti di Palermo, anche persone che non erano mafiose, dopo la sera i signori sono scesi e tutti quelli che incontravano che ci sparavano. E hanno trovato un Getto Neri e un altro ragazzo
completamente con la macchina accesa, con il freno a mano tirato morti. Cioè, quindi, signor Mutolo, scusi, signor Mutolo, quindi si può dire il 34 anni fa, è una data risolutiva per Partanna Mondello, dove c'era Rosario Riccobono e c'era lei, è giusto? Sì, signore, ma subito prende il comando Gambino Giacomo Giuseppe. Per favore, Mutolo, guardi, per favore, andiamo avanti. Allora, lei nel 90-91 è qui in Toscana a Gavorrano? Sì. O come diceva lei, Gavorrana? Gavorrano, sì. Montalto di Gasso, Gavorrano, sì. Oh. Aveva un processo da qui, signor Presidente, l'intervento della Procura fiorentina per fatti qui in Toscana. Ci sono dei giudicati e questa difesa farà acquisire. L'avvocato Mannato bene li ricorda. Quindi, quando lei viene sentito, il passaggio è decisivo, poi mi chiedo, da Vigna, in che periodo siamo? Ma gliel'ho detto poc'anzi, intorno alle... Io ho contatti proprio che ce l'ho avuto prima che di morire Riccobono. E per un traffico di droga, per un traffico di droga in cui io volevo mandare la droga, diciamo, in America, e me lo hanno impedito perché, diciamo, Rina doveva controllare. Questo per dare alla Corte una dimensione, scusi Mutolo, ormai dico, ecco, per dare alla Corte una dimensione del profilo del signor Mutolo, lei aveva contatti più grosso, un narcotrafficante mondiale d'eroina, giusto? Che era Cobachin. Sì, signore. È giusto? Ecco. No, perché li ho fatti per i processi, Presidente. Sì, ma quindi la pertinenza comunque... Detto questo, la pertinenza arriva subito e si dimostrano delle falsità o comunque delle superficialità del signor Mutolo, come in tutte le sue deposizioni. Presidente, non può essere condotto a giugno. Lei viene sentito a marzo, aprile, maggio, giugno del 92. È giusto? Anche c'è, scusi Presidente, c'è opposizione, lui ha detto che collaborava, ha iniziato a collaborare nel 92, non si può chiedere a un test di ricordarsi esattamente la data, conferma se era maggio, giugno 92. Questa è una data che ricava Ma glielo posso dire, signor Presidente, cioè io sono stato arrestato. Lo sa perché, Presidente? Sa perché? Perché in quei mesi si celebrava l'appello di rinvio dalla Cassazione del processo Calò. Avvocato Cianferoni, la professionalità cercava le prove. Avvocato, e Cianferoni, non aveva niente avvocato da dire. Cianferoni, faccia le domande. Faccia le domande al test. Faccia le domande al test. Questa si dimostra il perché veniva sentito da Vigna. C'era un perché istituzionale preciso riferito a questo processo. Sì, avvocato Cianferoni. Che si celebrava nella primavera del 92. Faccia le domande. E lui disse: non ne so parlare. La domanda dopo è, lei ha detto che ha pensato, sono parole sue, dice io mi sono fatto l'idea che possa essere stata cosa nostra del treno quando ho saputo della macchina per lo stadio che doveva morire centinaia di persone. Giusto? Sì, signore, sì. Ecco, quando è che lei ha saputo della macchina e dello stadio e le centinaia di persone? Ma dopo che sono nati, cioè io sono stato la causa... Più o meno in che anno siamo? Nel 93. 93. Io sono stato la causa di questa primavera, chiamiamolo così, primavera rivoluzionaria dei collaboratori. Cioè, prima di me non è che c'erano collaboratori, signor Avvocato. Bene. Cioè allora, c'era Buscetta con Torno e Mannoia in America, dopo io nasco con Falcone, Falcone salta in aria, parlo con Borsellino perché c'erano parti ben chiare, Borsellino salta in aria, io proseguo questa mia lotta alla mafia e a quelli diciamo corrotti con la mafia, perché non erano solo corrotti i mafiosi, c'erano altri personaggi che di qualsiasi ceto, va bene? Con altri giudici, quindi io ho aperto questa mentalità ai palermitani che dopo sei mesi di dirmi parolacce che io andavo nei processi a fare il predicatore, tutto assieme a Mestre, io c'ho un confronto con Rina, di vestire con Rina, si alza dicendo, perché io ci accusavo che avevo fatto arrestare a Ligio e aveva fatto uccidere a due persone innocente. Lui si alza dicendo e nessuno più ci dice niente, perché si erano convinte che quello che dicevo io era vero. Però il Presidente, preoccupandosi che succedeva la baraonda, rinvia il processo per 10 minuti,
mi viene a trovare Natoli e Loforti, che sono due magistrati ancora in vita, e mi hanno detto: come mai non la... Si vede, il Signore ci ha fatto il miracolo. Da quel momento in poi c'era la lista di attesa dei collaboratori. Sì, signor Muto, lei risponda alle domande, Presidente, solo, scusi, che fa l'avvocato signor Presidente, scusi. Sì, senta, signor Presidente. Quindi lei questo fatto della bomba allo stadio l'ha saputo da dentro Cosa Nostra? Sì, signore, io sono ormai che collaboro, sì, signore. Non è... E da chi l'ha saputo? Senta, allora, entriamone. Da quando è nato, diciamo, questo boom dei collaboratori, non è come ora che ogni collaboratore c'è una scorta, non ci possiamo vedere, non possiamo parlare. Cioè, lei pensa che lo Stato ha improvvisato, si trovò, un diciamo... Mutolo, da chi l'ha saputo? No, no, aspetti, e mi faccia dire da chi l'ha saputo. Cioè, io... Da 20 persone, però mi faccia sapere. Io da nessuno l'ha saputo, signor Presidente, perché nella Corte c'è il dottore Disa, relatore, sa benissimo, il primo a parlarne fu Scarano nel 95-96, uno che non fa neanche parte di Cosa Nostra. Il signor Mutolo sta raccattando dalle vari processi dati che sparge in quest'Aula. Il dato dell'Olimpico è del 95-96 e si sa tutti bene in quell'Aula. Quindi io potrei fermarmi qua, signor Presidente. Vabbè, se non ha altre domande... Ho finito, domande, vi farò memoria su come stanno le cose. Va bene, non è, allora quindi, ha capito, non è vero che esce nel 93. Va bene, è falso. Allora ci fermiamo qui. Ci sono domande, volevo Ministero? Volevo fare un'ultima domanda. Sì, prego. Volevo sapere, lei si ricorda che è stato sentito il 12 ottobre 2010? Anche questo non è che può ricordare la data. No, no, siccome no, è una domanda dal pubblico. No, io, guardi, aspetti, io le posso rispondere a quello che lei mi chiede. Non c'è ancora la domanda. Nel 2010, non tanti anni fa, ecco, dal pubblico ministero di Napoli, dottor Itri, si lo ricorda a Roma, negli uffici della DNA di Roma? Guardi, nell'ufficio della DNA di Roma... che sono venuti DNA, americani, francesi, tedeschi e di tutti i comuni d'Italia, cioè tutte le precure d'Italia venivano alla DIA, avevano la coda, i turni, i bigliettini e mi hanno interrogato, ma non i soli italiani. Vabbè. In America sono allora andati in America. Allora faccio un'altra domanda, sì. Scusi. Mi faccia la domanda, ma che si ricorda più delle migliaia di dichiarazioni vabbè, che ho fatto? Certo. Vabbè. Nell'ottobre 2010 lei era libero? Libero, sempre no. Agli arresti, diciamo, extra carcerario. Attualmente in stato di libertà. No, volevo solo rimarcare il fatto che l'obbligo di procedere solo alla registrazione vale per i pubblici ministeri e solo per gli indagati o imputati, questi detenuti, o in stato di limitazione. Quindi il verbale in forma riassuntiva redatto da un pubblico ministero in presenza di due carabinieri e dell'avvocato che assisteva il test, insomma, è stato, ecco, poteva essere anche contestato perché non c'è un obbligo di re. Solo per rimarcare come se ne prende atto. Grazie. Va bene, allora possiamo chiudere, può andare, arrivederci. Grazie. Avvocato, non è che me ne deve dare la colpa a me, se non c'era la registrazione. Arrivederci, buon buongiorno, grazie. Allora, pubblico ministero.